Napoli che si conferma anche per il 2018, meta ambita da turisti e visitatori, il programma del Natale non poteva che puntare su luoghi ed eccellenze che da sempre la contraddistinguono. Fatti belli è lo slogan scelto quest'anno per racchiudere il vastissimo numero di iniziative che si terranno da oggi al 5 gennaio in tutti i quartieri della città. Protagonista la grande tradizione presepiale di San Gregorio Armeno, la raffinata produzione di oreficeria del Borgo Refici, le porcellane di Capodimonte e le meno conosciute vigne urbane. E poi la musica, con un programma unico quest'anno diretto dal maestro Enzo Avitabile, che promuove un festival ad ingresso gratuito organizzato da Black Tarantella, con concerti in diverse chiese napoletane del centro e della periferia. Così come nel 2016 e così come nel 2017, anche nel 2018, in questo Natale noi abbiamo l'offerta culturale e turistica più interessante d'Italia. Vorrei partire dalle straordinarie mostre, da quella sul futurismo a quella sui De Filippo, a Escher, la splendida mostra di Palazzo Zevaglios, alla quella dell'Archivio Parisio, alle installazioni artistiche che sono nella città. Abbiamo veramente un panorama unico. E poi tutto questo è accompagnato dalla grande musica, da un grande festival euro-mediterraneo che si intitola Sacro Sud Anime Salve, e che è ideato e diretto dal grande Enzo Avitabile. Il calendario fittissimo del Natale a Napoli 2018, consultabile interamente sul sito istituzionale, prevede anche mostre e iniziative nei più bei siti culturali del comune e tanti eventi ad animare il rione Sanità a partire dalla Notte Bianca che si terrà sabato 8 dicembre. Tantissime iniziative, belle iniziative che si aggiungono a tante altre iniziative spontanee. Credo che insomma ci sono tutti i presupposti per un grande Natale in termini culturali, artistici, turistici, quindi con un'economia forte, lavoro. Ovviamente ci dobbiamo attrezzare anche a garantire al meglio i servizi, che non è facile a cominciare da domani. La coperta è sempre corta, quindi anche un appello a tutti a contribuire affinché si possa svolgere nel miglior modo possibile ogni iniziativa. Però è davvero bello questo, anche perché, come potete notare, ci sono iniziative davvero in ogni luogo, anche nei quartieri dove anni fa non c'erano iniziative culturali o molto poche. Adesso è davvero un proliferare di offerta culturale ovunque, la risposta sarà straordinaria. Come da tradizione, la sera di Natale si terrà al Duomo il concerto dei cantori di Posillipo e per gli amanti del teatro torna con il nuovo anno anche il servizio navetta Napolibus, offerto dall'assessorato alla cultura per collegare gratuitamente i piccoli teatri di periferia. Potrei parlare per settimane e per giorni, ma piuttosto che ascoltare me è meglio che i cittadini e soprattutto i turisti scoprano questo bellissimo programma e attraverso questo straordinario programma approfondiscano la conoscenza di Napoli oltre le immagini convenzionali, gettando uno sguardo più profondo nell'anima della nostra città.